John. Allora, John, è evidente che qui siamo sotto attacco sotto tutti i punti di vista, principalmente da un punto di vista mediatico. Tu hai una potenza di fuoco notevole, caro John Elkann. È ora di farsi sentire. È ora di farsi sentire. Non se ne può più. Buongiorno, Gobbi. Buongiorno, Gobbe. Avete visto quella carta da culo? Mio parere, mio parere, la Gazzetta ha solo valore come carta da culo, come per la lettiera per i gatti o per il camino. Infatti, se fosse per me avrebbe chiuso ieri, perché non gli do un euro da decenni, quindi. Dicevo, avete visto quella carta da culo della Gazzetta? Oggi, senza nessuna novità giudiziaria, niente di niente, se ne esce con il titolo che vedete nella copertina di questo video. Euro stangata. Ripeto, non c'è nessuna novità giudiziaria. Ma cosa c'è? C'è che domani c'è Inter-Juve, c'è che oggi è il 25 aprile e quindi tante persone leggono i giornali al bar, probabilmente uno di quei giorni con una tiratura importante, quindi a molti arriva la notizia e quindi loro pubblicano in prima pagina il titolone Euro stangata, nonostante non ci siano novità. Io vi invito a tutti, vi invito di cuore proprio a boicottare questo giornale. Io l'ho visto, purtroppo ho visto la prima pagina al bar perché sono andato a prendere il caffè, era lì stesa sul tavolo e poi me l'ha girata anche un mio amico che ha un bar. Io vi invito veramente a boicottare questa porcheria di carta stampata. Cioè, non dategli più un euro, non dategli più un euro. È esattamente lo stesso discorso delle TV a pagamento. Facciamo il nostro piccolo sforzo. Non date più un euro a questa porcheria di informazione. Non c'è, ripeto, non c'è nessuna novità, però loro lo fanno per destabilizzare l'ambiente, perché domani c'è Inter-Juve. Quindi questo sicuramente è un elemento da tenere in considerazione. Parlo alla società della Juve, che ovviamente, figurati, non ascolta certo me, ma vorrei tanto che fossero in diversi a fargli capire che è ora di piantarla, di stare zitti. Bisogna far saltare il banco. Bisogna far saltare il banco. Non ci sono strade. Non ci sono strade. Tanto, ripeto, questi faranno quello che vogliono, ci lasceranno comunque fuori dalle coppe, indipendentemente da quello che succede, se vogliono farlo, ci daranno, cioè possono fare quello che vogliono, perché non c'è niente che li possa contrastare, nel senso che loro possono fare quel che vogliono. Per come è strutturato questo sistema, possono fare quello che vogliono. Avete visto cosa ha fatto Gravina, no? Gravina ha graziato Lukaku, il presidente dell'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha detto che loro continueranno ad ammonire chiunque provocherà le tifoserie. Esattamente lo stesso motivo per cui fu ammonito Lukaku. Però Gravina lo ha graziato. E qui ci attacchiamo all'altro argomento. Gli ispettori federali della FIGC, ok? Di questo carrozzone inutile e ridicolo chiamato FIGC. Gli ispettori federali avevano detto che più della metà della curva aveva inneggiato a cori razzisti. Ieri la Digos ha daspato 171 persone, forse saranno 250. Punto primo, la Digos è riuscita a fare questo perché la Juventus è l'unica squadra in Italia che ha un sistema di telecamere in grado di scandagliare ogni singolo posto dello stadium. Lo ha fatto con i propri soldi perché ha voluto farlo. Unica in Italia. Quindi Gravina, che parla tanto di razzismo, ma lo fa solo per farsi pubblicità, dovrebbe obbligare tutti i club a disporre di questo tipo di tecnologia, ma non lo fa, lui che combatte il razzismo. Dicevo, gli ispettori federali hanno detto che più della metà della curva inneggiava, in realtà sono stati 171 i DASPO e forse si parla di 250 persone, stanno finendo le indagini, ripeto, grazie alla collaborazione della Juve. La curva della Juve tiene 5.500 persone, quindi, punto primo, gli ispettori federali mentono. Gli ispettori federali mentono. O sono sordi o mentono. Perché dire più della metà della curva, quando in realtà si parla
di al massimo 250 persone su 5.500 posti, vuol dire che o sei sordo o menti. Ma in realtà parliamo degli ispettori della FGC. E visto che c'è in atto questa battaglia, gli ispettori della FGC tirano l'acqua al mulino della FGC. Anche perché, sempre la Digos, cosa ha detto? Ha detto che nel settore ospiti, dove c'erano quelli dell'Inter, la quasi totalità inneggiava alle ISEL. Ok? Quindi noi dobbiamo sempre subire questo tipo di infamata, questo ricevere fango, questa mancanza di rispetto di persone che sono morte, di famiglie che hanno subito questa violenza e questo dramma. Avete sentito Gravina per caso che ha detto qualcosa? Questo cialtrone ha detto qualcosa? Avete visto gli ispettori federali che hanno per caso riportato qualche cosa in merito al fatto che la tifoseria dell'Inter, i Gravina Boys, possano essere squalificati, possa succedere qualche cosa? Avete letto qualcosa sui giornali? Avete visto sui giornali l'enfasi su questo aspetto? Zero. 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 Per cui ribadisco il concetto. Allora, innanzitutto ripeto, boicottate quella porcheria della Gazzetta dello Sport. Io ve lo dico, ve lo chiedo con tutto il cuore, se potete, boicottate quella porcheria. In secondo luogo, qui non ci sono feriti, non si fanno feriti, ragazzi. Qui è una guerra sportiva che va combattuta, bisogna far saltare il tavolo. Io spero che ci vada di mezzo il TAR. Spero veramente che si facciano i botti grossi. E Elkan può farlo, perché ha la potenza e le spalle per poterlo fare. Ci vuole la volontà. Qui non c'è possibilità di trattare con sta gente. Non c'è possibilità di trattare. Stanno facendo una ripicca per la questione Superlega, e lo ha detto più volte la UEFA, minacce in stile mafioso. Oggi, una volta, i messaggi minatori venivano fatti ritagliando le lettere dei giornali, oggi sfruttano le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali, vedi Gazzetta, perché questa è una lettera minatoria. Per cui, di fronte a queste situazioni, cosa vuoi trattare, cosa vuoi discutere? Bisogna far saltare il banco. Tutti i costi, bisogna far saltare il banco. Buona giornata a tutti, ragazzi. Bisogna portare pazienza, lo so che è difficile perché siamo di fronte a veramente alla porcheria totale, ma prima o poi tanto si tornerà ad essere quello che eravamo prima, perché loro hanno voglia di fare tutto quello che stanno facendo per cercare di distruggere la Juve. Non ce la faranno. Oppure si decide di andare via dall'Italia. E a quel punto lì facciano quello che vogliono. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, fino alla fine.